Benvenuti a bordo, viaggiatori. Sono Grizzly e questo è il diario di viaggio on the road. Comincio oggi questa specie di piccola avventura dei vlog per estendere un po' il mio blog dopo praticamente 10 anni di storia, e lo faccio approfittando di due piccole cose. Una, che è quella che vedete, sono in auto, perché io giro in auto non tantissimo, però a causa del mio lavoro spesso mi trovo a girare in auto per la città di Siracusa o per la provincia, e soprattutto io giro in auto con una telecamera, con una dashcam, e ho sempre pensato, ma prima o poi potrei cercare di unire, per così dire, l'utile al dilettevole e approfittare della dashcam per realizzare dei filmati, per dare un po' di vita al mio canale YouTube. E in questo devo dire che sono stato un po' aiutato, un po' ispirato, oppure l'ho copiato radicalmente, da uno youtuber molto simpatico. Vi metto il link al suo canale nella descrizione, si chiama Corduroy Paco, è uno youtuber inglese, cioè uno youtuber credo canadese, parla in inglese il canale, in lingua inglese, ed è uno youtuber che fa dei vlog anche lui a bordo della macchina mentre si sposta. E da una parte appunto mi piaceva quest'idea, quindi ho detto, ma perché non fare questo canale YouTube, perché non dare un po' di spinta a questo canale YouTube parlando degli argomenti che mi interessano, parlando di determinate cose, non solo sul blog con i classici articoli scritti, ma anche su YouTube, anche approfittando degli spazi quando vado da un cliente all'altro e approfittando della dashcam. E diciamo che rispetto al blog qui mi occuperò soprattutto di altre cose. Nel blog parlerò magari dei fatti di cronaca e di costume, nel blog magari un po' di meno dei fatti di cronaca, e intanto, anzitutto, visto che sono un utente di YouTube da lunga data, parlerò magari degli utenti, dei canali YouTube che seguo, delle cose, dei filmati che ho visto su YouTube. Voglio prendere un impegno, tra l'altro. L'impegno che voglio prendere è quello di riuscire a pubblicare almeno un vlog alla settimana, salvo cose particolari. E, come dicevo, vi parlerò degli youtuber, per esempio comincio oggi parlando appunto di Corduroy Paco. Corduroy Paco è questo signore simpaticissimo che racconta un po' i momenti della sua vita, racconta un po' quelli che sono fatti di cronaca, quello che è stato per esempio il Natale, i film di Natale. C'è un video molto bello sui film di Natale, e in generale, e troverete comunque tutto nella descrizione del video, e in generale mi è piaciuto molto questo approccio al vlog realizzato come un colloquio durante la guida del veicolo. E come dicevo, usando la dashcam non farò soltanto dei vlog, cercherò di magari coinvolgervi, per esempio adesso c'è una bella ambulanza davanti a me, cercherò di coinvolgervi se ci sono situazioni particolari nel traffico. Grazie mille. Cercherò di coinvolgervi se ci sono incidenti, cercherò di, come è successo con l'incendio nel parcheggio dell'IKEA, di utilizzare la dashcam anche per dimostrare un po' quello che è il mio spirito di volontario di soccorso, e quello che è lo spirito della mia macchina. Un amico diceva sembra l'auto di MacGyver, e d'altronde io non solo ho la dashcam in auto ho un estintore a polvere da 6 kg, in auto ho degli strumenti come il classico martellino frangivetri che tengo sempre a portata di mano, e ho una torcia di segnalazione, qui ho del materiale di pronto soccorso, addirittura delle coperte, come si chiamano, le metalline, quelle coperte di Mylar che si usano nelle situazioni di emergenza, e ho una cassetta di pronto soccorso abbastanza carica di roba, e faccio, diciamo, mi tengo sempre pronto per ogni necessità, per ogni caso possibile di emergenza. E giro con l'auto, come dicevo, per andare da un cliente all'altro spesso. Diciamo, buona parte del mio lavoro in realtà è il lavoro d'ufficio, però dato che mi capita di spostarmi da una parte all'altra della città, mi capita anche di avere questi spazi vuoti, avere questa possibilità di registrare dei filmati mentre sono in auto, ed è quello che cercherò di fare. Vi parlerò un po' appunto di quali sono i canali YouTube che guardo, che seguo ogni giorno, vi parlerò, ma magari anche di qualche volta anche di fatti di cronaca, di fatti che mi hanno colpito.
si sente che sono un po' emozionato, questo è il mio primo vlog, ho studiato un po', ho lavorato un po', spero che funzioni tutto, anche perché la dashcam funziona, ci mancherebbe altro, il problema è più che altro l'audio che si sente, perché in auto il sonoro rimbomba un po', risente dei rumori del veicolo, risente delle vibrazioni, risente delle splendide strade che ci sono a Siracusa, che come noterete sono tutto un buco, e tra l'altro questa dashcam è collegata al, è bloccata sul parabrezza ed è collegata al braccetto con la ventosa con un sistema che vibrava tantissimo e che mi ha dato molti problemi, molte rogne, ho dovuto proprio inventarmi tutto un sistema per bloccare il braccetto per evitare vibrazioni e tutto un sistema di gommini per evitare che le vibrazioni si trasmettessero anche al sonoro della telecamera, che praticamente io quando parlo, ho fatto qualche prova a vedere come si sente l'audio, quando parlo, adesso spero si senta un po' meglio, poi quando lo riascolterò vedrò se nel frattempo devo fare qualche altro aggiustamento, però all'inizio proprio si sentiva un trrrr spesso e volentieri, quindi dovrei aver risolto buona parte dei problemi legati alla vibrazione. Per il resto io direi che per oggi finisco qui e ci vediamo al prossimo vlog. Grazie a tutti, non dimenticatevi di seguirmi, di iscrivervi al mio canale, di seguirmi su Twitter, di seguirmi su Meni, che è questo social italiano, non sono su Facebook, per il momento ho scelto di allontanarmi da quel social per una scelta un po' complessa, magari un giorno ne parlerò, al momento tenete solo presente questo, non mi troverete su Facebook, però mi troverete su Twitter, mi troverete, mio malgrado, su Google+, per colpa di YouTube, perché senza l'iscrizione a Google+, ormai non si può interagire con YouTube, praticamente, e mi troverete su Meni, sulla descrizione metterò tutte le informazioni, metterò l'indirizzo del mio blog, anzi dei miei blog, il diario di viaggio, le pagine oscure. E però è tutto, ciao a tutti, buona continuazione, e io intanto vado dal cliente.